Vediamo se questa è la stanza delle unghie. No, ma è molto meglio. Ma qui è entrato qualcuno. Ma c'è qualcuno qui dentro? Avete aperto il negozio e adesso sta arrivando la polizia. Polizia, qualcuno ci ha chiamato? Che noia, mamma mia, voi non mi state annoiando? Sì, un sacco. Uffa, ma che possiamo fare? Io dovrei anche andare dall'estetista. Guarda, ma che io non ho neanche un po' di trucco. Scusa, allora vai dall'estetista, no? Ma non abbiamo soldi per andare dall'estetista. Aspetta un po'. Ma che ne dite se vi porto tutte quante dall'estetista? Prendiamo le unghie. Scusa, con quali soldi? Con quali soldi? Allora, volete fare capelli, sopracciglia e unghie? Sì! Dai, venite con me e andiamo dall'estetista. Ma se non ci vogliamo i soldi? Non ti preoccupare, ci penso io. Ok. Nicola ci può rimettere nei guai? Se non abbiamo i soldi non si può pagare, quindi se non possiamo pagare non ci possiamo fare le unghie. Scusa, ma perché ci ho fatto venire così tardi? Adesso vedrai, andiamo. Scusa, ma sono quasi le 8 di sera, che ci facciamo qui? Vi ho detto, fidatevi di me, zitte e camminate. Ah, ma ci hai portato al centro estetico! Shh, zitta! Allora, adesso fate quello che vi dico io, ok? Statemi dietro. E qualsiasi cosa, zitte. Andiamo. Perché ci avevo fatto nascondere? Adesso quella là chiuderà il negozio e noi entreremo di nascosto, va bene? Tu vuoi entrare al centro estetico senza chiavi? Ma noi ce l'abbiamo! Come entriamo? Tira, tira. Tira. Se noi tiriamo tutti insieme si può aprire, no? Vai. Uno, due, tre. Ah! Mi sa che me la sto facendo sotto. Ecco cos'era questa puzza. Mi è venuta in mente un'idea, io ho le chiavi di casa. E cosa pensi di farci con delle chiavi con un'altra serratura? Beh, magari un'altra volta, fortuna. Fammi vedere. Dai, ma non si aprirà mai così con un'altra chiave. Sentite, io me ne vado, fate come vi pare. La serranda! Nicola, aiutaci! Dacci una mano! Sì, come io. Ragazzi, io ho un'idea! Ci andiamo a malapena! Stavolta se chiamano la polizia ci arrestano veramente. Oh, sempre a pensare alla polizia. Oh. No, guarda che c'è una poltrona. Roma rimane in piedi. Oh! Wow, Nicola, Roma! Tizio, questa. Cos'è questo? Tu su sta di fragola e bicocca. Albicocca. Ragazze, che ne dite se troviamo la stanza per fare l'unghie? Andiamo? Ok, cerchiamo. Tu vai là. Tu vai di là e io vado avanti. Va bene? Okay. Vai. Ma tu vai là. Vediamo se questa è la stanza delle unghie. No? Ma è molto meglio. Mentre Ilaria e Roma cercano, io faccio una bella lampada. Ma qui è entrato qualcuno. Ma c'è qualcuno qui dentro? Polizia, aiuto, aiuto. Sono la proprietaria di un centro estetico e sono entrati ladri. Non so come fare, sto qui da sola, ho paura. Potete venire? Allora, dove
No, ma che bello. Andiamo a provare. Che bello questo drone. Sembra quello delle principesse. Ma che cos'è? Ma tipo quello per fare i piedi. Il trattamento per i piedi. La 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 la. Roma, stai ferma, lascia aperto qualcosa per i piedi. Vieni a vedere le unghie. Ora me le faccio io queste bellissime unghie. No, io davvero, come si fanno? Posso fartene? Vai. Ragazzi, a proposito, voi siete mai messe lo smalto? Io una volta sì. Scrivetelo nei commenti. E lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Che colore le vuoi? Vorrei fucsia rosa. Fucsia rosa, ok, allora. Questo fucsia. Sì. E poi prendiamo, va bene questo rosa qua? Va bene? Va bene. Ti stanno piacendo come stanno volendo? Bene. Vuoi anche tu brillantini? Sì. Ok. Adesso devi mettere le mani dentro il fornetto, però quelle che ti dico io. Allora, hai visto questo fornetto qua? Sì. Allora, intanto metti tranne il pollice. Perché il pollice no? E il pollice al finale. Per l'altro uguale, stesso. Ok, adesso devi attendere qualche minuto e si asciuga. Oh, ho detto qualche minuto, mica subito. Much later. Ilari, sono passate 2 ore, che devo fare? Altri 2 minuti hai fatto. Scusate, ma Nicole. Vabbè, che ce ne frega tanto, lei è grande. Allora. Ah, che bello rilassarci qua. Senti, adesso io mi lavo i piedi. Scusa, ma Nicole che fine ha fatto? Ma secondo te, io lo so, io non vedo dentro i muri, Nicole, lo sei qui? Oh, che è successo, Ilari? Nicole, la faccia! Che è successo? La faccia sotto viola! Oddio, mi sta bruciando tutto! Ilari! Devo mettere dell'acqua! Sta andando a fuoco! Ecco, so io dove metterti la faccia! Faccio un bagno, vedi? Nei piedi! Cavolo, ho lasciato il telefono nel centro estetico. Ilari, corri, mettimi là, sto andando a fuoco, mi brucia tutto. Vai, vai. Piano. Aspetta, ho messo prima i miei piedi. Nicole, non bruciava la faccia. Brucia, infatti, padre, sto venendo pure da piangere. Basta. Come mai il negozio è aperto? Ma ho sentito un rato questo rumore. Ma che cos'è, la serranda? No, forse è stato il negozio. Ragazzi, hanno tirato sulla serranda. Eh? Tipo adesso è il momento di mangiare. Hanno tirato sulla serranda. Non l'avevo capito. Chi è la polizia? Non lo so, nascondiamoci. Che sta portando? Nascondiamoci. Ma no, lascialo lì da mangiare. Andiamo, corriti. Ma qui è entrato qualcuno. Questi profumi. La piastra accesa. Io lo sapevo che non era una buona idea. Ma se sei entrato ti sei fatta pure la lampada. Quali sono i dettagli? Ragazzi, nascondiamoci. Perché se la polizia può venire qua, ci può trovare, ci arresta. Quindi io nel caso mi nascondo un po' sotto. Ma c'è qualcuno qui dentro? Ma qui è tutto bagnato. Qualcuno ha toccato i smalti. C'è stato qualcuno qui. Hanno aperto l'acqua. No, qui c'è qualcuno. Adesso chiamo la polizia assolutamente. Polizia, aiuto, sono la proprietaria di un centro estetico e sono entrati ladri, non so come fare, sto qui da sola, ho paura, potete venire? E sono in via dei Fiori 14, vi prego aiutatemi, ho paura. Qui è entrato qualcuno, guarda i salatini, ma l'ho anche mangiato.
qua dentro. Salve, buonasera. Salve. E voi chi siete qua? Che cosa state facendo? No, allora, veramente non è come crede. Avete aperto il negozio e adesso sta arrivando la polizia. No, aspetti, non chiami la polizia, avevo una spiegazione. E quale sarebbe la spiegazione? Allora, lei racconta tutto. No, la mamma è al centro estetico. Poi lei ha chiuso. Senti, io non ho capito niente, non mi interessa, tanto sta arrivando la polizia. Ciao. Adesso voi siete qui perché sta arrivando la polizia e non se ne va nessuno. Io ve l'avevo detto che non era una buona idea venire qui di nascosto. Tu non hai detto niente. La colpa è la tua, non è colpa mia, voi mi assecondate. No, non è colpa mia, non è colpa mia, basta. Ma non è che mi può fare le unghie? Mi può fare le unghie per me. Cioè, nonostante tutto, io adesso devo fare le unghie tutte quante? No, veramente io me ne sono già fatte, grazie. Ok, dai, sbrigati, andiamo prima che arrivi la polizia. Forza. Ok, io le vorrei rosa con un freccio bianco. Come sono? Ti piacciono? Sì, un sacco. Mi piacciono tanto, grazie. Ok, ora lei va dentro con me. Ecco. Io lo vorrei. Questo rosa. Vorrei qua e questo qua. Ma chi è la polizia? Hilary, Nicole, veloce! Che è successo? C'è la sirena della polizia. Vabbè, dia alla polizia che deve rimanere finché io non finisco le unghie. Vi faccio uscire di nascosto, mentre arriva la polizia, voi passate da retro, vi sbrigate e ve ne andate, ok? Sì, sei molto gentile, ma scusa, io devo finire le unghie. Ah, se no vabbè, sti cavoli, me ne vado. Polizia, qualcuno ci ha chiamato? Perché ci avete chiamato? No, in realtà forse è scattato l'allarme, c'è stato un piccolo errore, però adesso diciamo che abbiamo risolto e niente, la ringrazio per l'intervento, però... Aia! Che è successo? Niente... Ragazze, sbrighiamoci. Se andiamo a mangiare una cosa, guarda, qua c'è il bar. Ma ti sembra il momento di mangiare? Certo, guarda.